attention to the, again, to the missionary aspect of the book. E a questo punto vorrei che prestaste davvero attenzione all'aspetto missionario di questa storia, di questo libro di Ruth. Because I think that Ruth is introduced to us as a model missionary. Perché io sono convinto che Ruth ci sia stata presentata in questa storia come la missionaria modello. And the strange thing is, she's actually the foreigner. E la cosa strana è che in effetti lei è la straniera. But I think that what happens here is the same thing that happens in the parable of the Good Samaritan in the New Testament. Ma io credo che ciò che accade qui in questa storia è la stessa cosa che accade nella parabola del buon samaritano nel Nuovo Testamento. God turns all our expectations upside down. He makes the object of mission to be the missionary, to shock us out of all our systems so that we can see with new eyes. Dio capovolge tutte le nostre aspettative e rende l'oggetto della missione il missionario, lo fa diventare missionario. As with the Good Samaritan in the New Testament, Jesus forces the Pharisees to look from the perspective of the Samaritan. Here we are forced to look from the perspective of the Moabite. Nella parabola del buon samaritano, Gesù ha costretto i farisei a guardare al samaritano, a guardare al mondo dal punto di vista del samaritano. Adesso in questa storia Dio ci fa guardare agli altri dal punto di vista della Moabita, della straniera. So, when we come to Ruth, the first thing we realize is that she is, though she is the heroine of the story, she is also the most enigmatic, the most mysterious person in the story. Ruth è l'eroina di questa storia, ma è anche la persona, il personaggio più enigmatico. It's interesting that she says less than Boaz and Naomi. She speaks less than them, and what she says is ambiguous, it's not so easy to understand. Le parole sue sono meno di quelle di Boaz e Naomi, e quello che dice è molto enigmatico. And we find that even though she's the heroine of the story, she's a very human heroine. She's not a superhuman person. È l'eroina della storia, ma non è una superdonna. She is sacrificial, but she does not totally deny herself. Fa sacrifici, però non rinuncia a se stessa. And we get to know her by observing her relationship with Naomi, with Boaz, and very important, her relationship with Yahweh. E impariamo a conoscere Ruth attraverso i suoi rapporti con Naomi, con Boaz e soprattutto con Yahweh. Now let's first see Ruth and Naomi. Allora guardiamo prima Ruth e Naomi. Ruth is introduced to us in verse 4, chapter 1, verse 4, as a Moabite woman. Ruth viene introdotta al capitolo 1, versetto 4, come la Moabita. And as the wife of, and we don't know which of the sons, we only hear in chapter 4 that she's actually the wife of Mahlon. È la moglie di qualcuno, ma soltanto al capitolo 4 vediamo che il marito si chiamava Mahlon. We also read that after 10 years, she's still without children, leggiamo anche che dopo 10 anni di matrimonio non ha ancora partorito nessun figlio. And it is emphasized 3 times in 3 verses that she is daughter-in-law of Naomi. E in 3 versetti viene sottolineato che lei è nuora di Naomi. Now, Naomi has 2 daughters-in-law, Ruth and Orpah. Naomi ha 2 nuore, Ruth e Orpah. And we have here 2 women who decide differently. E abbiamo qui 2 donne che prendono decisioni diverse. And again, we have to be careful not to paint black and white. Ruth is the good one, Orpah is the bad one. E di nuovo dobbiamo stare attenti a non dipingere la situazione bianco e nero. Orpah la cattiva, Ruth la buona. Both are described as daughter-in-law to Naomi. Tutte e due sono descritte come nuore di Naomi. For both, Naomi acknowledges that they showed her only chesed, kindness. E Naomi ammette che entrambe le nuore hanno mostrato chesed, gentilezza, bontà verso di lei. Both of them set out on the way to Bethlehem together with her. Entrambe le nuore si sono avviate con Naomi verso Bethlehem. And both of them are told, commanded by Naomi to go home, to go back. E a entrambe Naomi dice, anzi comanda, tornate a casa. 3 times. 3 volte glielo comanda. And after the third time, both of them are in tears.
E dopo la terza volta entrambe le nuore piangono. But after this third time, Orpah finally decides to do the reasonable thing, to obey her mother-in-law and to go home. È solo dopo questa terza volta che Orpah finalmente decide di fare la cosa ragionevole, di lasciare Naomi, di tornare a casa dei suoi. And in verse 15, Naomi praises her. E al versetto 15, Naomi la loda. She actually tells Ruth, see, Orpah's going home, why don't you also go home like her? In effetti con le sue parole dice a Ruth, vedi che Orpah va a casa, perché non vai anche tu con lei? Ruth decides to go against all reason and custom and common sense and to follow Naomi to her own country. E Ruth decide però di andare contro la sua cultura, contro il buon senso e andare con Naomi. And also, in spite of her mother-in-law's opposition. Ruth va anche contro Naomi, in effetti. Naomi says again, remember she already three times told both of them go home. Afterwards, in verse 15, she says again, go back. Dopo tre volte che Naomi si è rivolta alle nuore, andate, tornatevene a casa, al versetto 15 di nuovo dice a Ruth, tornatene a casa. And then after that, verse 18 says, she stopped talking to her. E al versetto 18 Naomi smise di parlare con Ruth. And in verse 21, when she arrives in Bethlehem, she ignores Ruth. She doesn't even mention Ruth next to her. E al versetto 21, arrivata a Betlemme, ignora Ruth completamente. Now, on the way, when Orpah turns back and Ruth talks to Naomi, we have to notice what Ruth's commitment actually is. Quando Orpah ritorna a casa e Ruth decide di andare con Naomi, dobbiamo fare attenzione alle parole che dice e vedere qual è la sua decisione, il suo impegno. In Genesis 2, verse 24, we read that a man shall leave, and the Hebrew says azav, his father and mother, and cleave to his wife, davak. He should azav his family and davak his wife. In Genesi 2:24 leggiamo che l'uomo deve lasciare azav, suo padre e sua madre, e unirsi davak alla moglie. In Ruth 1, verse 14 and 16, Ruth cleaves to Naomi, davak Naomi, and says, don't insist that I azav, that I leave. In Ruth 1, versetti 14 e 16, leggiamo che Ruth si tiene stretta a Naomi, davak, e dice, non insistere che io ti lasci azav. So, we see that in fact, what Ruth is doing is she's acting like her husband to Naomi. In effetti, vediamo che Ruth si comporta da marito per Naomi. Now, her commitment basically is, you've lost your husband, I will fill his place. Il suo impegno e la sua decisione è di prendere il posto del marito che Naomi aveva perso. Then, if we read to verse 16 and 17, we see that Ruth makes an equally radical commitment as Abraham did in Genesis 12, verse 1 and 2. E in al capitolo 1, versetti 16 e 17, vediamo che Ruth si prende una decisione simile a quella di Abramo, quando Dio in Genesi 12:1 gli ha chiesto di lasciare, gli ha ordinato di lasciare il paese dei suoi padri e di andare in un paese sconosciuto. But she does this not because God called her and gave her promises, like God called Abraham and gave him precious promises. Ma la decisione che Ruth prende non è perché Dio l'ha chiamata e Dio le ha comandato, come ha comandato ad Abramo. She does it for Naomi's sake, because she loves her, and this love is chesed, is agape. La decisione che Ruth prende l'ha presa per amore di Naomi, per questo chesed, questa agape che Ruth prova per Naomi. The authors Fuel and Gunn, in their book about Ruth, they write, religious conversion here serves another commitment, that of Ruth to her mother-in-law. E gli autori Fowell e Gunn dicono la conversione religiosa serve qui ad un altro proposito, un altro impegno, quello di Ruth verso la suocera. So it's a very strange motivation for conversion. She converts to God because that is the only way that she can continue to show chesed to Naomi. The
most important thing for Ruth is to accompany Naomi. Il motivo della conversione di Ruth e la decisione di Ruth di seguire il Dio di Naomi è strano, è per amore di Naomi, perché vuole prendersi cura di Naomi, seguire Naomi, che Ruth decide di seguire il suo Dio. And interesting also is Ruth's emphasis on death. I will go where you go, I will die there and I will be buried there with you. E Ruth sottolinea la morte. Andrò con te fino alla morte, morrò con te e sarò sepolta lì. Naomi puts herself together with the dead. And what does Ruth do? She also goes and stands there where Naomi is. Ruth identifies with Naomi to the point that she will also talk about death if that is all that Naomi can think about. Naomi si associa con i morti, i defunti. E Ruth, per amore di Naomi, è anche pronta a morire con Naomi, ad associarsi quanto lei, con lei, come lei, con i defunti, con i morti. I think there are here a lot of things we can consider for what it means to be a missionary. E ci sono qui diversi aspetti, tanti aspetti che possiamo prendere in considerazione quando pensiamo cosa vuol dire essere missionario. I leave that to your homework. E quello sarà il vostro compito, ma spiegherò meglio più tardi. About love for the people you serve, about identification, about meeting them where they are. Si tratta di amore per le persone per cui lavoriamo, identificazione nella loro situazione e being where they are, meeting them where they are. Incontrarli lì dove si trovano. Yeah. On the other hand, again, a warning: don't make Ruth a superwoman. Ma un punto di cautela: non fate di Ruth una superdonna. Ruth has here committed herself to the life of an old woman rather than to search for a new husband in her own home country. Ruth si è impegnata a seguire un'anziana signora piuttosto che cercare un nuovo marito nel suo paese d'origine. Why does she do this? Perché fa questo? Is it sacrificial love? È amore che si sacrifica? Yes, I think there is a lot of that too. C'è anche questo aspetto. But going with Naomi might also be in her own interest, but also be good for her. Ma il fatto che segua Naomi potrebbe anche essere nel suo proprio interesse. Just consider for yourself for a moment, who in Moab wants to marry the barren widow of a foreigner? Perché basta pensare chi in Moab vorrebbe sposare la moglie sterile di uno straniero, la vedova sterile di uno straniero. I don't think Ruth has much of a future in Moab. Either. Quindi Ruth non avrà gran futuro in Moab. But for her, I think very important still is that she really cares for Naomi. She's really concerned about Naomi going back and having nobody to take care of her. Per Ruth però è importante preoccuparsi per Naomi, prendersi cura di lei. Now, when we come to chapter 2, we meet Ruth as the breadwinner. She's husband to Naomi, so of course she also has to be the breadwinner. Allora abbiamo visto che Ruth si comporta da marito per Naomi e al capitolo 2 vediamo che Ruth è anche lei quella che guadagna il pane, che she va takes, a lavorare. She's very courageous. She takes the initiative in a foreign country to go out and to look for a means to survive. Ruth è coraggiosa in un paese straniero, prende l'iniziativa e va a cercare lavoro, guadagnare qualcosa. We also hear in chapter 2 that the workers say that she's been working without stop since she arrived. Until now she's been working without stop to find something to eat for her mother-in-law. Leggiamo che i servitori dicono di Ruth che ha lavorato senza fermarsi dalla mattina alla sera per trovare qualcosa da mangiare per Naomi. Very exemplary. Di buon esempio. But of course, Ruth also has to eat. I mean, she doesn't need to eat for her mother-in-law. She also does it for herself. She also needs food to eat. Ma naturalmente non lo fa solo per la suocera, perché anche Ruth stessa ha bisogno di mangiare. And what's very interesting is when Boaz invites her to eat together with him, we read that she ate until she was satisfied, and then what was left she kept for Naomi. And we read again at the end of the chapter that she gave Naomi the leftovers. E leggiamo anche che dopo che quando Boaz ha invitato Ruth a mangiare con loro, Ruth ha mangiato finché ha avuto abbastanza e solo allora si è ricordata di prendere
dei resti per Naomi. Anche più tardi, quello che ha portato a casa per Naomi erano i resti. There's nothing wrong with that. Ruth needs to eat enough so she can work every day. But just so that we don't think Ruth is crazy, she takes all the food and gives it to her mother and she starves. She doesn't do that. E non c'è niente di male in ciò, è semplicemente per ricordarci che Ruth è una realista. Pensa anche a se stessa, non si sacrifica al punto che pensa solo alla suocera e porta tutto a casa alla suocera. When she arrives in the evening, she manages to move Naomi out of her isolation and her despair. E quando arriva a casa la sera, Ruth riesce a tirar fuori dalla disperazione la suocera. For the first time, we see Naomi happy. Per la prima volta vediamo che Naomi è felice. She praises Yahweh's kindness, Yahweh's chesed to the living as well as to the dead. Naomi loda la bontà di Dio, la chesed di Dio verso i vivi e i morti. And although she praises Boaz for his goodness, not Ruth for her hard work in picking up the things, but at least now she considers Ruth to be a member of the family. She says, Boaz is our family member. Naomi non loda Ruth, in effetti, che ha lavorato per lei, loda Boaz, però... But at least she says Boaz is our kinsman, so she reckons Ruth to be part of the family. Ma quando nomina Ruth dicendo che è nostro parente, sembra includere anche Ruth nella famiglia. And if we read carefully, we see that Ruth is a little bit mischievous here. E quando la leggiamo con attenzione, vediamo che Ruth è anche un po' come si dice in italiano? Cattiva. No, non è cattiva, è monella un po'. Yeah, monella, yeah, that's the right word. Because Boaz himself said to Ruth, you must davak, you must cleave to my maid servants, you must stay with the women on the fields. Perché ricordiamo che Boaz ha detto a Ruth di stare vicina alle sue serve, ha usato il termine davak, stare vicina presso alle serve. But Ruth tells Naomi that Boaz told me to stick to the men servants, to stay with the men all day. Ma quando Ruth ritorna a casa e racconta a Naomi come sono andate le cose, dice che Boaz mi ha detto di stare vicino ai servi maschili. And she uses davak, which is this word for sexual overtones. E usa appunto questa parola davak, che ha anche il senso di tipo sessuale. And Naomi immediately reacts, no, I think it's better if you stick to the girls. E quindi Naomi subito reagisce e dice, no, è meglio che stai con le serve femminili. But I think Ruth is satisfied because she can see Naomi cares. Ma in effetti in questa maniera Ruth riconosce che Naomi si interessa a lei. And then the narrator tells us that Ruth perseveres with this work on the fields every day until the end of the harvest. E vediamo, il narratore ci fa vedere che Ruth continua a lavorare nei campi fino alla fine della mietitura. But what now? Ma adesso? And this is where we then find Naomi's plan in chapter 3. E adesso che troviamo il piano di Naomi al capitolo 3. Now we've already seen that this is a very dangerous plan. E vediamo che abbiamo già visto che è un piano pericoloso. And yet Ruth doesn't complain, she doesn't ask questions. Total submission. Ruth just says, I will do exactly as you told me. Ma vediamo che Ruth non si arrabbia, non si difende, ma decide di fare, o dice che farà tutto secondo il piano. Why does Ruth agree with this plan? Perché Ruth segue questo piano o dice di seguire questo piano? Easy, as is so often the case for women in this situation, just the ultimate self-sacrifice, using her body to help her mother-in-law survive. Forse perché vuole mostrare il massimo del suo sacrificio, amore che si sacrifica, dando anche il suo corpo, come anche tante altre donne. Or is it that Ruth is naive, that she doesn't know what it means to, you know, put on perfume and dress nicely and then get into bed with a man? Does she not know what that means? O forse è perché Ruth è naiva, no? Ingenua, non sa cosa vuol dire profumarsi e andarsene di notte nei pressi di un uomo. I think after 10 years of marriage she probably knows what men are like.
E probabilmente dopo, senz'altro dopo 10 anni di matrimonio sa di che cosa, cosa va incontro. She's probably not naive. Non è ingenua. But it could also be that she actually likes Boaz. I mean, she thinks this plan has a point. Ma può anche darsi che a lei Boaz piaccia e che crede davvero che questo piano può avere successo. So she agrees with Naomi's plan because it accords with her own wishes. Così concorda col piano di Naomi perché va anche secondo i propri desideri. But then we can ask, why does she not take the initiative? Why does she let Naomi make this plan? Why hasn't she done something similar or thought of something like this before? Ma poi potremmo anche chiederci perché Ruth non ha preso l'iniziativa già prima. Now I think here again it is Ruth's way of treating Naomi. She wants to encourage Naomi to take initiative. She wants to encourage Naomi to show that she really wants Ruth to stay long term. Ma probabilmente è tutto a motivo del desiderio di Ruth di mostrare a Naomi che vuole prendersi cura di Naomi, vuole farle del bene. So the question then is, when she comes back in the evening, why does she tell a lie to Naomi? Ma allora la questione è, perché quando torna la sera racconta bugie a Naomi? Because Naomi asked her, how did it go? Naomi le chiede com'è andata. And she said, I did everything you told me. E Ruth le ha detto, ho fatto tutto quello che mi hai detto. But she does not tell Naomi that what Naomi wanted to happen didn't happen. Ma non ammette a Naomi che quello che Naomi voleva succedesse non è successo. And what is more, she invents the story of the grain that Boaz said, you cannot go empty-handed to your mother-in-law, and that is why he gave her the grain. Boaz never said that. E Ruth anzi inventa anche il particolare, dice, Boaz mi ha detto non puoi tornare da tua suocera senza portarle qualcosa. In effetti Boaz non aveva detto nulla della suocera. But in fact, Ruth, when she gives this grain and she says, this comes from Boaz and he doesn't send it empty-handed, is actually Ruth's way of saying, I have found security tonight, but this security I am passing on to you. You will have a share in that fullness. In effetti, quando Ruth presenta il dono del grano a Naomi dicendo Boaz ti manda questo, è come per dire a Naomi, Naomi, io ho trovato sicurezza stanotte per me, ma questa sicurezza è anche per te. So we find that Ruth, throughout this book, Ruth always accompanies Naomi and fits herself into Naomi's situation and her point of view. E in tutto in questo libro vediamo come Ruth accompagna Naomi e si adatta ai bisogni e ai desideri di Naomi. When Naomi experiences isolation and loneliness, she gives her companionship. Così quando Naomi si sente sola, ha bisogno di compagnia, Ruth le dà la compagnia. When she feels empty, Ruth brings her fullness. E quando Naomi si sente vuota, Ruth le porta pienezza. And when she feels worthless, Ruth gives her the opportunity to feel wanted and needed and important again. E quando Naomi si sente inutile, priva di valore, Ruth la fa sentire onorata e di valore. So in chapter 4 verse 15, the people of Bethlehem, they give a good evaluation of Ruth. Ed è proprio il capitolo 2 versetto 15 che la gente di Betlemme 4:15 la gente di Betlemme parla così bene di Ruth. They say that Ruth is worth more than 7 sons, the perfect number. Ruth is better than having the perfect number of sons. Ruth vale di più del numero perfetto di figli maschi, di 7 figli maschi per la suocera, per Naomi. E quello è il commento. So that is Ruth and Naomi. Now we come to Ruth and Boaz. Questo era il rapporto di Ruth, la relazione tra Ruth e Naomi. Adesso Ruth e Boaz. In the harvest field, Ruth gets her first impression of Boaz. La prima impressione che Ruth ha di Boaz è durante la mietitura. Now, in verse 1, we, the readers, we heard that Boaz is a family member and he's a man of worth, but of course Ruth doesn't know that. Al capitolo 1, noi sappiamo già che Boaz è un parente.
Però Ruth non lo sa ancora. Her first impression of Boaz is a kind man, he's a religious man, he has a good relationship with his workers. La prima impressione che Ruth ha di Boaz è che è una persona gentile, che si interessa dei suoi servitori e che è devoto al Signore. Because he comes by and he blesses his servants with a blessing from God. Perché lo vede arrivare e dando la benedizione ai suoi servi. He also approaches Ruth with friendly and encouraging words. E Boaz anche si comporta con, parla con parole generose e incoraggianti e amichevoli a Ruth. And Ruth's reaction is to show that she's conscious of her low social position. I mean, Ruth is nothing. She is a woman, she is a widow, and she's a foreigner. Ruth sa che lei non è nulla in confronto a Boaz. È una donna, è una vedova, è una straniera per di più. So we read here that when Boaz came to her with his friendly words, she fell down in front of him, before him, and she said, "Who am I to find favor in your eyes?" È così che quando Boaz si avvicina a Ruth, Ruth gli cade ai piedi, in ginocchio davanti a lui e dice: "Chi sono io per aver trovato favore agli occhi tuoi?" But then when we read on, some more things happen and we have Ruth's second response from verse 11. E più tardi altre cose succedono e poi troviamo la seconda reazione alle parole di Boaz nel versetto 11. Yeah, and now she's been picking up signs of Boaz's interest in the meantime, so now she can be a little bit more forward as well. Perché a questo punto Ruth si è già accorta dell'interessamento che Boaz ha verso di lei. He knows who she is and what she has done. Perché Boaz sa chi Ruth è e che cosa ha fatto. In verse 11 he praises her profusely, I mean comparing her to Abraham. Al versetto 11 Boaz, paragonando Ruth ad Abramo, la loda. He pronounces God's blessing on her, may Yahweh bless you, you have come to take refuge under his wings. E le augura la benedizione di Yahweh sotto le cui ali ha trovato rifugio. So Ruth can also go beyond her first reaction. Così Ruth adesso fa un passo in più. So she says, "May I continue to find favor in your eyes?" First she said, "Who am I to find favor in your eyes?" Now she says, "May I continue to find favor in your eyes?" E adesso Ruth dice a Boaz che io possa continuare a trovare grazia davanti agli occhi tuoi. Meaning, I wish to continue our acquaintance. Come se volesse dire, spero che possiamo continuare il nostro rapporto, la nostra conoscenza. And she also says to Boaz, "You have spoken kindly to me." E gli dice anche a Boaz, hai parlato parole gentili con me. But actually in the Hebrew it says, "You have spoken al lev to me." You have spoken to my heart. In ebraico usa le parole al lev, il che vuol dire hai parlato al mio cuore. We have the same words in Hosea 2 verse 14 where God says he will speak kindly, speak to the heart of Israel again, meaning fall in love all over again. Questa parola Aleph viene trovata anche in Osea 2,14 dove dice che Dio parla dal cuore, parla al cuore del suo popolo, come se per dire vuole di nuovo innamorarsi del suo popolo. So Boaz has touched her heart and she tells him so, but ambiguously. Di nuovo con una certa ambiguità Ruth dice a Boaz che l'ha colpita. And then the most difficult to interpret is verse 13, the last part where she says, "I am not or I will not be as one of your servants." L'ultima parte del versetto 13. In the Hebrew, in the original, it actually says, "I am not or I will not be as one of your servants." Nell'originale ebraico dell'ultima parte del versetto 13, Ruth dice, "Io non sono o io non sarò una delle tue serve." This is very ambiguous because it can mean either, although I am not even one of your servants. I'm not even one of the servants belonging to you and yet you're so kind to me. Uno dei significati potrebbe essere, io non sono neanche una tua serva, eppure tu hai mostrato gentilezza nei miei confronti. But it can also express a wish. I wish that I had not been only your servant. O tradotto diversamente può significare,
Desidererei essere una delle tue serve. Non essere, non solo. Oh, non solo una delle tue serve, sì. I wish that I could be more than just one of your servants. Vorrei poter essere più che semplicemente una tua serva, sì. But everything Ruth says has two or three meanings, that's always the problem. Qualsiasi cosa Ruth dice ha sempre uno o due o tre significati diversi, quello è il nostro problema. Whichever way we want to read it, Boaz makes his first date with her. E così, in qualsiasi maniera vogliamo capire questa frase, Boaz però fa il primo appuntamento con Because he invites Ruth to come and eat with him. E invita Ruth a mangiare con lui. And after having eaten together with Boaz, Ruth goes back to her work. E dopo aver mangiato con Boaz, Ruth ritorna al lavoro. And we know that Boaz spoke to the other workers and said, you must leave more for her, you must bother her and leave on purpose, leave more for her to pick up. E noi sappiamo che Boaz poi nel frattempo ha parlato con i servi dicendogli di lasciare cadere più spighe nel campo. Of course Ruth didn't hear that, but Ruth realizes all of a sudden how come there's so much to pick up. Until now it was such hard work, all of a sudden there's so much. Ruth naturalmente non ha sentito queste parole, però deve essersi accorta che adesso tutto ad un tratto c'è molto più da raccogliere, da spigolare. So Ruth must know by now that Boaz is really showing an interest in her and is trying to help her. E a questo punto Ruth deve per forza accorgersi che Boaz è interessato a lei e vuole persino aiutarla. But for now she does not think any more about that because she's still concentrating on Naomi, how she can help Naomi. Ma per adesso Ruth non pensa di più a Boaz perché il suo primo pensiero è come aiutare Naomi. So when she goes home and Naomi tells her Boaz is actually a family member of ours, she doesn't show any reaction. Così quando tornata a casa Naomi le dice Boaz è un nostro parente, Ruth non mostra nessuna reazione. So then we come to the scene on the threshing floor. Ma poi ci troviamo nell'aia. And here Ruth goes along with Naomi's plan, but only in so far as it suits her own purposes. E qui Ruth segue il piano di Naomi, ma solo fino a un certo punto, secondo i suoi interessi. She does not wait for Boaz to tell her what to do. She takes the initiative to tell Boaz what to do. Per cui non aspetta che Boaz le dica cosa fare, ma dice lei stessa a Boaz cosa fare. In fact, she does not want to trap Boaz. She wants to give Boaz the freedom to decide for himself. He should not, in a sudden urge of passion, make love to her or whatever, and then be forced to get married to her. She does not want that. She wants Boaz to decide freely whether he wants to marry her or not. Perché Ruth non vuole mettere Boaz in trappola, costringerlo a prendere una decisione. Vuole che Boaz sia libero di prendere una decisione. So she reveals her identity to him and reminds him who she is. She says, I am Ruth, I am your servant. I am Ruth, I am the Moabite. Don't forget that. And I am your servant. I am a low class person. I'm not in your class. Così Ruth ricorda Boaz chi lei è. E Ruth, la straniera, sono Ruth la tua serva. Ruth la serva, quindi di una classe inferiore e persino straniera. But she also dares to challenge him. She says, extend your wing, the wing you used to bless me. Extend your wing over me. Protect me, help me. Ma Ruth dà anche una sfida a Boaz e gli dice stendi il tuo mantello, le tue ali su di me, quella parola che hai usato per benedirmi, le ali di Dio, adesso stendi e proteggimi. Here on the threshing floor we see Ruth speaking and acting for herself. Qui nell'aia vediamo che Ruth sa pensare e parlare per se stessa, in sua difesa. Naomi is not even mentioned. Naomi non viene neanche menzionata. Boaz has touched her heart and now finally Ruth can tell him, yes, I would like to spend my life with you. Boaz le ha toccato il cuore, adesso Ruth si sente libera di dirgli, sì, vorrei passare il resto della mia vita con te. In fact, Ruth is cheeky enough to ask Boaz to get married to her, which in those days was totally unheard of. For a woman to ask a man to get married to her. In effetti, Ruth fa la proposta di matrimonio a Boaz, cosa che a quei tempi era impensabile da parte di una donna chiedere a un uomo di sposarla. But the nice thing is for Ruth is that after their discussion, when Boaz says,
you stay here for the night, because Boaz cares for her safety, that she could stay the night with Boaz, but Boaz respects her and honors her. Ma la cosa bella per Ruth è che Boaz, dopo che le ha chiesto di restare per la notte, Boaz la rispetta e si accerta della sua sicurezza. And the next morning when Boaz gives her the grain to take home, even though for him it's just a way to cover up the fact that Ruth spent the night there, for Ruth it's very meaningful. E quando poi il mattino dopo Boaz dà quel dono di grano a Ruth da portare a casa, il motivo di Boaz era la sua reputazione, ma per Ruth ha un significato di cura. Because up to now Boaz only helped her indirectly. Perché fino adesso Boaz l'ha soltanto aiutata indirettamente. She still had to pick up the grain herself. Era dovuta andare a lavorare lei stessa. It's the first time that Boaz directly gave her a gift of grain. Ma adesso a questo punto Boaz direttamente le fa il dono del grano da portare a casa. And what does Ruth do? She runs home and she gives the grain to Naomi and says, Boaz says this is for you. E Ruth corre a casa e dice a Naomi, Boaz mi ha dato questo per te. As if wanting to say, the chesed that Boaz is showing me, I will continue to pass on to you. È come se volesse dire la bontà, il chesed che Boaz sta dimostrando a me, la voglio passare anche a te, Naomi. Or we could also say, as wife of Boaz, Ruth will continue to be the husband of Naomi. Potremmo anche dire, come moglie di Boaz, Ruth continuerà a essere marito di Naomi, a occuparsi di Naomi. And now we come, I think, to the main thing. Sorry, I'm already a little bit over time, 10 minutes. The main part of the book of Ruth, and that is Ruth and Yahweh. E adesso arriviamo al punto principale del libro di Ruth, del rapporto Ruth-Yahweh, Ruth-Dio. What is the nature of Ruth's commitment to God? Qual è la natura dell'impegno di Ruth verso Dio? We have to try to look at it from her perspective. Dobbiamo cercare di vederlo dal punto di vista di Ruth. This God, Yahweh, he is the foreign God of a foreign family who knows nothing but death and disaster. Questo Dio, Dio di Naomi, è un Dio, è il Dio di una famiglia straniera, in una terra che vive in una terra straniera che non conosce nient'altro che morte e disastri. Not a very good impression of this God. Quindi no, non è una buona impressione che ha di questo Dio. And then, even worse, is that Naomi, who worships this God, she keeps on blaming God for all the disasters. E per di più Naomi, che dice di adorare, di servire questo Dio, gli dà tutta la colpa per i suoi disastri. And what is more, Naomi tells Ruth to go back to her own gods. E Naomi dice a Ruth di ritornare dai suoi dei, alle sue divinità. So Ruth does not really have very strong motives for serving this God. Quindi Ruth non ha incentivi per seguire questo Dio. So why does she want to follow God? Quindi perché vuole seguire Dio? And I think it's very clear when we read here, it is all about her devotion and loyalty to Naomi. E vediamo che in effetti è tutto per amore, per devozione verso Naomi. In her speech to Naomi she says, you, me, your, my, going, staying, people, God, death, grave. Nelle parole di Ruth a Naomi leggiamo tu, io, nostro, tu, io, tuo, mio, andare, stare, popolo, Dio, morte, sepolcro. So God is hidden amongst the people and the grave and the burial and the death. He is just one of these aspects with which Ruth wants to convince Naomi that I really, really commit myself to you totally. Quindi il concetto di Dio è un po' come nascosto in tutti questi altri aspetti che Ruth invoca come motivo per andare a seguire e occuparsi di Naomi. So what she wants to say to Naomi is, I know I'm a Moabite, but I will give it up. I will stop being a Moabite. I will give up my Moabite people. I will give up my Moabite gods so that I can dedicate my life to you. In effetti quello che Ruth dice a Naomi è, so che sono una Moabita, ma sono pronta a rinunciare alla mia religione, alla mia natura, alla mia gente per occuparmi di te, Naomi. And the wonderful thing is that God does not reject this type of commitment.
E Dio non rifiuta questo tipo di decisione, di impegno. In fact, as I said already, the only action of God in this whole book, direct action, is that He makes Ruth, the barren woman who couldn't conceive for 10 years, He makes her conceive and bear a child. E in effetti l'azione diretta, l'unica azione diretta di Dio in questa storia è quando fa concepire Ruth, questa donna sterile. So even this ambiguous conversion gives God the opportunity to bless Ruth and to really draw her into His relationship with Him. Quindi anche questa conversione ambigua, per motivi ambigui di Ruth, Dio l'accoglie, l'accetta e la usa per benedirla. And what is important to note is that even though God only once intervenes directly in this story, He is present in the background all the time. E anche se Dio interviene direttamente nella storia solo una volta, un'unica volta, Dio però è presente dietro gli avvenimenti di questa storia. So between Ruth's commitment to God and God's provision of a son for her, He is at work even though we don't see Him. Anche se non lo vediamo, ma Dio all'opera dal momento della decisione di Ruth di seguire Naomi fino al concepimento di Obed. Dio è sempre all'opera, in maniera nascosta. In chapter 2 verse 3, Ruth happens to go to Boaz's field. Vediamo che al capitolo 2 versetto 3 Ruth come per caso entrò a lavorare nel campo di Boaz. She could have gone to any other field, but she actually goes to this field. Sarebbe potuta andare in qualsiasi altro campo, ma accadde che andasse nel campo di Boaz. And in verse 4 we read that Boaz happens to come by exactly when Ruth is there. E al versetto 4 leggiamo che accadde proprio che Boaz passasse dal suo campo lì al momento che Ruth stava lavorando. And in chapter 3, Boaz lies down at the end of the threshing floor, there where he and Ruth can have a discussion without anybody noticing. E al capitolo 3 vediamo che Boaz si corica per dormire in disparte sull'aia, lì dove Ruth e lui potranno avere un dialogo tranquillo, senza che nessuno li disturbi. And in the same chapter, Naomi says, we just have to wait to see if the matter will fall out right. Al capitolo 3 versetto 18 Naomi dice che vuole vedere come si sistemerà la faccenda in un modo o nell'altro. And all these ways of talking shows that God is guiding all the events in this story to come to this good conclusion. E tutti questi modi di Dio di raccontare mostrano che Dio in effetti è all'opera e guida gli avvenimenti e le persone per portare alla conclusione che lui vuole. But what is important is that God works through normal human activities. La cosa importante è vedere in questo libro che Dio opera attraverso persone normali. So, the faithfulness or the chesed of Ruth. La fedeltà o chesed di Ruth. The faithfulness of Ruth, the Moabite woman, makes God's love, His chesed, real to the other people in the story and to herself. La chesed, la fedeltà di Ruth rende viva la chesed o fedeltà di Dio per gli altri personaggi in questo libro. Ruth, the barren widow, turns to God out of love for Naomi and she ends up with a husband and a son. Ruth si rivolge a Dio per amore di Naomi e avrà alla fine un marito e un figlio. Naomi, the embittered widow, recognizes God's chesed again. Her emptiness becomes fullness again. Naomi, la vedova amareggiata che si lamentava del suo vuoto, riconoscerà di nuovo abbondanza. And she can embrace a grandson who will take care of her in her old age. E avrà un nipote che si occuperà di lei nella sua età avanzata. Boaz, the man of worth, is reminded of his responsibility as a goel. Boaz, che è l'uomo d'onore, viene ricordato della sua responsabilità di Goel, cioè quello avente diritto di riscatto. And he receives the chesed of Ruth, loving him and bearing him a son. E lui, Boaz, riceve la chesed di Ruth che lo ama e gli dà un figlio. So we see how Ruth's faithfulness
becomes the vehicle for God's plan for his people and the world. E vediamo che la fedeltà di Ruth diventa il mezzo per cui Dio può mostrare il suo amore, la sua fedeltà al mondo. In the time of the judges, when people in Israel worshiped idols and fell away from God. Ed è il tempo dei giudici, quando gli israeliti stessi avevano abbandonato Dio e adoravano altre divinità. This Moabite woman becomes God's instrument to provide for his people. Questa donna moabita, straniera, diventa lo strumento di Dio attraverso la quale Dio provvede per il suo popolo. So the book starts in the time of the judges and ends mentioning David. Il libro di Ruth comincia al tempo dei, parlando al tempo dei giudici e termina con Davide, il re Davide. Ruth is the connecting link between the period of the judges and the period of the kings in Israel. Ruth è l'anello che unisce il tempo dei giudici al re Davide. And Ruth ends up in the genealogy of Jesus. She's one of the four women mentioned in the genealogy of the Messiah. E Ruth ha anche un posto nella genealogia di Gesù. È una delle quattro donne che vengono nominate nella genealogia del re Davide, quindi di Gesù. So this foreign woman, this Moabite, she finds a secure place in the midst of God's people. Quindi questa straniera, questa donna moabita, trova un posto sicuro tra il popolo di Dio. She's compared to Abraham. Viene paragonata ad Abramo. The blessing of the women in Bethlehem invites us to compare her story with the story of Rachel and Leah, who provided the 12 tribes of Israel with their fathers. La benedizione delle donne di Betlemme ci invita a paragonare la storia di Ruth a quella di Rachele e Lea, che erano le madri delle 12 tribù di Israele, e di Tamar, and la mamma di... Yeah, and the story of Tamar, who became the wife of Judah. E di Tamar che divenne moglie di Giuda. Her name is taken up in the genealogy of David and in the genealogy of Jesus. Così Ruth è nella genealogia di Gesù, di Davide e di Gesù. If I can have 5 minutes, I just want to explain to you what I want of your compito. 5 minuti per spiegarvi il compito. I've read with you the story of Ruth. I want you to apply it to mission. Ho letto con voi la storia di Ruth. Adesso vorrei che voi l'applicaste alle missioni. Faceste l'applicazione alle missioni. What missionary aspects can we find in the book of Ruth? Quindi sai, quale aspetto missionario, quali aspetti missionari in plurale troviamo nel libro di Ruth? Just 2 pages, personal reflection. 2 pagine, una riflessione personale. Non dovete andare a cercare sull'internet. Per voi, quali aspetti missionari trovate nel libro di Ruth, nella storia di Ruth, Naomi, Boaz? I mentioned just a few things you can look at, a few possible elements. One is, we find here centripetal mission. Alcune considerazioni, alcuni aspetti a cui potete pensare. Troviamo qui in questa storia missione centripeta. In the New Testament we have centrifugal mission, mission going out to the nations. Nel Nuovo Testamento troviamo missione centrifuga, dal centro agli estremi, fuori. In Ruth we find centripetal, coming to the people of God. E nel libro di Ruth troviamo missione centripeta, da fuori viene dentro verso il popolo di Dio. And I think it's time we reconsider this type of mission, because this is what we have now, especially in Europe. Ed è il momento giusto adesso per considerare questo tipo di missione, perché questo è il tipo di missione che abbiamo adesso qui in Europa. We have people coming. We don't need to go very far anymore. In Europa adesso la gente viene a noi, non dobbiamo più noi andare così lontano. What can we learn from Ruth? Così, cosa possiamo imparare sotto questo aspetto dal libro di Ruth? The second one is our expectations are overturned, also in mission. Il secondo aspetto, le nostre aspettative, ciò che ci aspettiamo dalla missione, viene capovolto qui nel libro di Ruth. Are we open to that? Siamo pronti a questo. We would expect
Israel, Abram, to be a blessing to the nations. Noi ci aspettiamo che Israele, Abramo, sia una benedizione per le nazioni. But in this book, the nations, Ruth, becomes a blessing to Israel. Ma in questo libro troviamo Ruth, una nazione straniera che diventa di benedizione per Israele. And I think the important point here is that God always surprises us. We should not be too dependent on our own strategies. E la cosa importante da notare qui è che Dio ci sorprende sempre, non dobbiamo limitarci alle nostre strategie. The third one is perspective. Il terzo punto, prospettive. What is our perspective? Can we look from a different perspective than our traditional one? Qual è la nostra prospettiva? Possiamo, siamo capaci di guardare con una prospettiva diversa. Here we have a book written from the perspective of Ruth, of the lost. Qui troviamo una storia, un libro scritto dalla prospettiva di Ruth, una persona perduta. Can we put ourselves in their shoes for a change and not only think of how do we reach the lost, but what does it mean to be lost? Siamo capaci noi di metterci nelle nostre scarpe, nelle loro scarpe, le scarpe delle persone perse, e veramente capire cosa vuol dire essere persi, perduti. The fourth element is the word chesed. Il quarto elemento è la parola chesed. And I think it's important for our method, our missionary method. E questa parola è importante per il nostro metodo di fare missione, il nostro metodo missionario. Especially today, there's too many words around. There are too many words around. Soprattutto al mondo, al tempo d'oggi, dove ci sono tante parole che girano. Chesed è scritto con la H-E-S-E-D. And what we need is not just words, but what we need is chesed. Not just preaching, but living faithfully as children of God. Quello di cui abbiamo bisogno oggi non sono parole, tante parole. Quello di cui abbiamo bisogno è chesed. Vivere come figli fedeli di Dio. In the whole book of Ruth there's no preaching. Nel libro di Ruth non c'è nessun sermone, nessuna predica. But there is a lot of chesed. Ma c'è un sacco di chesed, di fedeltà. The fifth thing we need to note is that God works through human activities. E la quinta cosa che dobbiamo notare è che Dio si muove, opera attraverso agenti umani. So we have human chesed, which is God's way to reveal His chesed. Quindi abbiamo la chesed umana che viene usata da Dio per rivelare la sua. We have a human kanaf, remember, the cloak, the mantello, which becomes God's wings. Abbiamo il mantello kanaf umano che diventa le ali di Dio. God does not replace our activity. He works through what we do. Dio non rimpiazza le nostre attività, ma opera attraverso le nostre attività. Number six, the role of prayer. Sesto punto, il ruolo della preghiera. And I don't talk about the normal thing that we pray for this and pray for that. Not intercessory prayer, but blessing the nations. E quando parlo di preghiera, non parlo di preghiera intercessoria. Non parlo di intercessione, ma parlo di benedizione. Of course, I don't have anything against intercessory prayer. It's very good, but I think we forget the power of blessing people in God's name. We cannot bless, but we can pray for God's blessing. And this book is full of prayers of blessing. Naturalmente non ho niente contro l'intercessione, ma non dobbiamo dimenticare l'importanza di benedire nel nome di Dio. Non siamo noi che possiamo dare la benedizione, ma possiamo o dobbiamo pregare perché Dio benedica altri. Come in questo libro è pieno di preghiere di benedizione. Invocare la benedizione di Dio su qualcun altro. Number seven, mission in daily activities. Il settimo punto, missione in attività quotidiane. In the book of Ruth we see mission at home. Nel libro di Ruth vediamo missione nella casa. Between Naomi and Ruth. Tra Ruth e Naomi. We have mission on the way. Possiamo avere missione per strada, per via. The conversation on the way to Bethlehem.
la conversazione per strada mentre andavano a Betlemme. We have mission in the fields, on the working place. C'è missione nel campi, cioè il posto di lavoro. We have mission in the city gate, which means in society. Abbiamo missione alle porte della città, il che vuol dire in società. And we have mission in relationships, family, friends. Abbiamo missione nei rapporti familiari, rapporti di amichevoli, di amicizia. We will only recover a missionary vision if it becomes part of our daily life and not something extra we do. Possiamo riconquistare una visione missionaria solo quando facciamo missione nella nostra vita quotidiana e diventa una cosa naturale, non qualcosa aggiuntivo. And then eighth and final, Ruth is one of the Megillot, one of the festival scrolls. E come ottavo punto, Ruth, il libro di Ruth è uno dei Megillot, uno dei rotoli festivi. It was read on the feast of weeks, Shavuot, which is our Pentecost. Veniva letto alla festa della nostra Pentecoste, Shavuot. The Holy Spirit is not mentioned in the book of Ruth. Nel libro di Ruth lo Spirito Santo non viene mai menzionato. But the harvest that is the central theme of Ruth helps us to think of the Holy Spirit coming to equip us to go into God's harvest. Ma la mietitura, che è il tema centrale del libro di Ruth, ci aiuta a pensare allo Spirito Santo che prepara il raccolto. Sì, yeah. Grazie. Dopo tre ore non ce la faccio. So these are just eight ideas I want to give you. Please read the book again, think of it, and ask yourself, what can I learn personally for myself about mission from this story of Ruth? Questi sono solo otto punti che vi do e vorrei che voi, leggendo il libro, meditate e trovate che cosa questa storia dice a voi stessi, come vi insegna a voi stessi a quel che riguarda missione oggi. Thank you very much for your patience. Grazie per la